Giada Carmassi corsia 3, Elisa Di Lazzaro corsia 5, in mezzo c'è Nicla Mosetti. Attenzione alla sfida tra queste tre atlete, soprattutto è uscita direi meglio la parte iniziale, intanto c'è la caduta da parte di Anna Bionda, speriamo non si sia fatta male. Elisa Lazzaro. Di Lazzaro che va a chiudere, va a vincere con 13.02, molto vicina al privato stagionale, vento assolutamente piatto 0.0, e si è rialzata intanto Anna Bionda e questo naturalmente ci fa piacere. Gesto di stizza, sembra quasi volevo chiedere tu che sei donna, interpreta meglio, credo, insomma, visto che c'era poteva scendere sotto i 30, è quello, immagino. Ah, vediamo se il fotofinish regala qualche centesimo. Già. È proprio sul muro, sai, 13.02 e vedere 12.99 è un'altra cosa, è un altro vedere, sì. Come 9.99 è un'altra cosa rispetto al 10.00. Vediamo se vengono ufficializzati questi risultati. Certo, dovrebbero toglierne 13 centesimi, Stefano, mi pare un po' tanto. Ne tolgono uno, 13.01 per Elisa Di Lazzaro. Il problema anche, insomma, vento completamente piatto. E vediamo quello che è successo in corsia 2 alla Bionda, che poi ha rischiato di farsi veramente male sulla gamba destra, buttando giù l'ostacolo. Questo invece è il gran finale da parte di Elisa Di Lazzaro, mentre...